fiocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata, con lo scappellamento a destra. E lo credo che non capisci, farnetico. E ben ritrovati, appostatacci della penisola italica. Italiani! Oggi siamo qua a parlare della masturbazione. Cosa dice la scienza e cosa dicono i testimoni di Geova? Vedete che ho preso un articolo di giornale di Wired che andremo a leggere, perché non voglio fare una trattazione troppo articolata. Insomma, vediamo un po' cosa dice la scienza da una parte, vediamo cosa dicono i TDG dall'altra. Allora, qua su Wired si parla della masturbazione, fa benissimo, lo conferma la scienza. Una nuova ricerca fa luce su quello che è stato considerato a lungo un comportamento patologico, sì, a lungo dal punto di vista religioso magari. Chi è? È Bello Sguardo, il nostro fedele servitore c'è. Bello Sguardo, esco subito! Eppure ha origini evolutive lontane e molti più vantaggi di quanto pensiamo. Come in tutto il regno animale, è particolarmente diffusa tra i primati, compresi noi, ma della masturbazione, comportamento considerato a lungo patologico, si sa ben poco. I dati disponibili sono talmente frammentati che ancora oggi non riusciamo a comprendere pienamente la sua origine e il suo significato. A provare a far luce su questo comportamento apparentemente non funzionale è ora un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, da cui è emerso che la masturbazione ha origini lontanissime e che alcuni vantaggi evolutivi, tra questi per esempio quello di aumentare almeno nei maschi il successo riproduttivo e di diminuire il rischio di contrarre infezioni a trasmissione sessuale. E non solo, io vorrei farvi vedere una cosa, andiamoci in diretta, e scriviamo masturbazione tumore alla prostata e vedremo che qualsiasi cosa che ci esce tira, che addirittura, vedete, Scienze Fanpage addirittura dice che masturbarsi 21 volte, qua dice, vediamo un attimo, masturbarsi almeno 21 volte al mese riduce il rischio fino al 33%. Amme coglioni! Quindi 5 volte alla settimana, mica male, mica male. Cioè qua vabbè dice 5 volte alla settimana, diciamo che un adolescente ci arriva, anche di più spesso, dipende, Poi è chiaro che crescendo, però qua dice che uno studio statistico condotto su oltre 30.000 uomini e ricercatori dell'università di Harvard, quindi non Jimmy il complottista, hanno determinato che eiaculare spesso protegge la prostata dallo sviluppo del cancro. Ecco, direi di non addentrarci oltre, ma come avete visto è bastata una semplice ricerca su Google per vedere, no, che potete trovare tutto quello che volete che spiega questa cosa anche per le donne. Attenzione, anche per le donne fa bene, non solo a noi maschietti. Ecco, allora però andiamo a vedere un attimo cosa dice qua. Per capirlo, gli antropologi della University College di Londra hanno esaminato il più grande set di dati sulla masturbazione dei primati, raccogliendo informazioni da quasi 400 fonti, tra cui 246 articoli pubblicati e 150 questionari compilati da primatologi, quindi non i membri del corpo direttivo, ma scienziati, primatologi, vediamo. La scienza si munisce bene di cose prima di dire una certa cosa, no? Non legge una riga da un libro di mitologia. Da qui il team è riuscito a tracciare la distribuzione di questa pratica tra i primati per capire quando e perché si è evoluta sia nelle femmine che nei maschi. Dalle analisi è emerso che la masturbazione ha una lunga storia evolutiva e molto probabilmente era già presente nell'antenato comune tra noi e le scimmie. Per capire perché si è evoluta, i ricercatori hanno avanzato alcune ipotesi, tra queste l'ipotesi della selezione post-copulatoria,
secondo cui questa pratica sessuale può aiutare la fecondazione. Come raccontano i ricercatori, la masturbazione senza eiaculazione può aumentare l'eccitazione prima del rapporto sessuale. Una tattica quindi particolarmente utile per i maschi di basso rango che potrebbero essere interrotti durante la copulazione, aiutandoli così ad eiaculare più velocemente. La masturbazione con l'eiaculazione invece consente ai maschi di eliminare lo sperma di bassa qualità e lasciare quello migliore, ossia con maggiori probabilità di superare quello di altri maschi per l'accoppiamento. Dalle analisi infatti i ricercatori hanno dimostrato come la masturbazione si sia evoluta insieme a sistemi di accoppiamento in cui la competizione maschile è alta. I ricercatori hanno trovato prove a sostegno di un'altra ipotesi, quella del contenimento dei patogeni, secondo cui la masturbazione maschile aiuterebbe a ridurre il rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmesse. Ecco, noi ci siamo letti un articolo ora di Wired, ma se voi scrivete benefici della masturbazione, ve ne escono di cotte e di crude. Io l'avevo messo in un video che magari vi metto nelle annotazioni, dove ne parlo, che la masturbazione fa bene. Attenzione laddove non c'è una dipendenza, sia chiaro, perché tutte le dipendenze fanno male, anche quelle della masturbazione. Ma laddove c'è una cosa, diciamo, normale nella norma, ecco che fa bene, ma veramente i benefici sono veramente tanti, vi invito ad andarli a leggere, non li vedremo qua, li elenco comunque nel video che vi ho detto. Ma vediamo anche da Wikipedia che animali, vedete quanti ce n'è di animali, qua scrive orsi bianchi, orsi bruni, cavalli, asini, buoi, cervi, elefanti, pappagalli, trichechi, delfini, scimmie antropomorfe, cani, gatti, insomma potremmo continuare da qua a domani a valutare quanti nelle razze, nelle specie animali si masturbano. Questa è un piccolo elenco, in realtà se andate a vedere sono tantissimi gli animali che si masturbano. Allora io direi che con queste premesse così in senso generale, che ci danno un'ottica su cosa la masturbazione può portare di beneficio, cosa dice la scienza in generale, ecco, andiamo a vedere cosa dicono i testimoni di Geova. Qua siamo nella biblioteca digitale, nella sezione libri opuscoli, e stiamo guardando come ottenere il meglio dalla tua giovinetta, che è un libro dei testimoni di Geova. Siamo al capitolo 5, masturbazione e omosessualità. L'omosessualità la tratteremo in un altro video. E leggiamo che cosa dicono sulla masturbazione. Non è notevole il modo in cui nell'adolescenza si sviluppa il corpo di ragazzi e fanciulle, così che possono generare e partorire figli? Insieme a questa trasformazione fisica del corpo, di solito cambia l'atteggiamento verso il sesso opposto, aumenta l'attrazione e spesso i ragazzi provano un vivo interesse per le fanciulle e le fanciulle per i ragazzi. Ma nello stesso tempo puoi provare una certa meraviglia e curiosità riguardo ai rapidi cambiamenti del tuo corpo. E anche qua ci sarebbe da fare una riflessione, perché ok che noi abbiamo una società strutturata in un certo modo, ma se andiamo a vedere dal punto di vista biologico, noi esseri umani quando siamo molto giovani iniziamo già a essere sessualmente attivi, a dispetto, ripeto, della società che abbiamo costruito, ok? Quindi la biologia ci sposta verso un'altra ottica, cioè che è quella della conservazione della specie. Alla natura gli interessa la prosecuzione della specie, e io su questo vi inviterei a leggere cosa diceva Schopenhauer sulla volontà, che poi è un discorso che ha ripreso Freud, ogni tanto lo tiro fuori. Insomma, la natura la ragiona così, al suo modo, per continuare la specie di tutti gli animali, gli insetti, tutti gli esseri viventi. Ok, quindi già questo dovrebbe far accendere una riflessione, no? Sul fatto che è naturale avere impulsi sessuali. Vediamo il nostro corpo cambiare, la nostra prospettiva cambia quando si entra nell'adolescenza.
Se sentite dei rumori, c'ho i cagnetti qua. Ma andiamo avanti. Come dovresti soddisfare questa curiosità? Dovresti fare esperimenti con i tuoi organi sessuali? C'è niente di male se li manipoli in qualche modo fino a provare la massima eccitazione? Ecco, vediamo che cosa dicono. Questa pratica si chiama masturbazione. È molto comune. Un'autorità in materia dice: ma scusate, ma questa citazione senza citare cos'è? Un'autorità in materia chi? Cosa? Di cosa si sta parlando? Chi è che ha fatto sta citazione? Questo non lo dicono. Un'autorità in materia. Ogni serio studio statistico che abbiamo mostra chiaramente che almeno il 95% dei ragazzi e dei giovani tra i 13 e i 25 anni attraversano periodi di abituale masturbazione di varia durata. In quanto alle fanciulle, questa fonte dice che si riscontra che al 40-50% in effetti si masturbano. Alcuni dicono che queste cifre provino la normalità e che l'assenza di masturbazione in un giovane siano motivo di preoccupazione. Giustamente, se una persona non si masturba, se gli viene detto di non masturbarsi, prova sensi di colpa, ovviamente dei problemi potrebbero esserci. Ora, io non parlo dal punto di vista biologico, che ci sono persone che lo sentono di meno. Sta buono. Sta a posto? Vieni, fatti vedere. E praticamente cosa succede? La normalità è che una persona sana, dal punto di vista sessuale, che non ha restrizioni di religione, eccetera, eccetera, ovviamente vivendosi in maniera spensierata e naturale, questa cosa gli può far solo che bene. Però vediamo cosa dicono, perché qua pian pianino andiamo nel climax del delirio argomentativo. Ora, tu che pensi? Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh? Nel delirio argomentativo, ma anche nei doppi standard, no? Lo vedremo. Nella dissonanza cognitiva, insomma, mettetene quante ne volete. Andiamo a vedere come continuano. Ora, tu che ne pensi? Sei d'accordo che siccome oggi nel mondo la masturbazione è una cosa comune, ciò la renda una funzione naturale e normale del corpo? Oggi sono comune anche la menzogna e il furto. Pensate che cosa dicono. Eppure non diresti che questo li renda naturali e giusti, non è vero? Una giustificazione che manca di forza persuasiva. Cioè, pensate, questi sono andati a prendere un reato, il furto, e la menzogna, che è un comportamento non etico per tutta la società. Ma cosa pensate, che soltanto lì dentro voi cercate di non essere bugiardi? Ma se stiamo parlando di masturbazione, ai testimoni di Giova all'ascolto vi dico, ai maschietti, perché io sono un maschio, so come ragionano i maschi, sono un maschio. Più o meno, so che il 99% delle persone lì dentro, dei maschi, si masturbano, non ce la raccontiamo, non facciamo finta, ah no, ma io no, Allora, io ero andato a confessarmi agli anziani quando ero plagiato, gli anziani di congregazione, cioè quelli che sono tipo i pastori, no? Come può essere un prete nella chiesa cattolica o un pastore in una chiesa, non so, evangelica, cioè quelli che, diciamo, sono le persone più spiritualmente preparate all'interno delle congregazioni. Io ero andato da loro, gli ho detto, io guardo la pornografia e mi masturbo. Allora... Io lì comunque, anche se ero plagiato dalla dottrina, ero coerente perché credevo quella cosa e ritenevo giusto mantenere puro lo spirito della congregazione, e allora per farmi perdonare e per salvaguardare lo spirito di quella bellissima congregazione mi ero confessato, cioè avevo detto che mi masturbavo e tra l'altro avevo invitato anche un mio amico a farlo. Che se non l'avessi incentivato io, con moltissima probabilità se ne sarebbe stato zitto. Ripeto, ero plagiato. Cercate di capire. Lei è il solito poeta, Fantozzi.
comunque, cosa è successo? Che io sono andato, mi hanno, diciamo, iniziato già un po' a stigmatizzare. Ma come, ma Stefano, noi pensavamo che fosse il fratello spirituale e adesso te ne esci, noi ti volevamo fare servitore di ministero in tempo zero e adesso ci viene a dire che ti masturbi. Ma no, Stefano, adesso tu ti devi mettere in carreggiata, ti devi mettere in carreggiata. E io vorrei dirvi, carissimi, che lì dentro tutti i maschi si masturbano, ipocriti, e tutti se ne stanno zitti. Chi è che dice menzogne? No, no, ma io no, io sono casto e puro, La menzogna, pensano che sia solo una cosa che c'è fuori nel mondo, quando lì dentro è pieno zeppo di ipocrisia, di omertà, Non lo dico per offendere, è proprio un discorso settario. Quando c'è un assolutismo di mezzo, quando per mantenere una condizione sociale appetibile alle persone della comunità, io devo lavarmi i panni sporchi in famiglia. Sia mai che vado a dire che mi masturbo. Sono Jessica. Sono qui per assecondare le tue voglie più segrete. Yeah! Dal vivo! Parlo dal vivo, parlo! Dal vivo! Quindi, quello che vi volevo dire era un po' questo, no? Cioè, prima di dire che sono fuori le persone che mentono, ma poi dov'è il furto? Scusatemi, Guardate qua. Oggi sono comuni anche la menzogna e il furto. Eppure non diresti che questo li renda naturali e giusti, non è vero? Sputatevi, Intanto il crimine serpeggia, Ma naturali e giusto dove? Comuni cosa? Menzogna e furto. Il secondo è un reato. Il primo è un comportamento non etico. A meno che non sia una bugia bianca, che quelle lì ci possono stare. Mentire a fin di bene per non far soffrire una persona ci può stare in alcuni casi, ma il furto è un reato, è un illecito che, se è grave, può portare anche alla reclusione in carcere. Quindi di che stiamo parlando? Dov'è normale? È da che l'umanità esiste che esiste il furto e la menzogna? Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Ma continuano con il climax delle stupidaggini e continua dicendo: il raffreddore comune, tra virgolette, è quasi universale. Ma certo non significa che tu lo desideri, non ti pare? Che dire dunque dell'asserzione che la masturbazione sia innocua? Ma come puoi prendere una malattia che deriva da un rinovirus che abbiamo nel naso e metterla in relazione con una pulsione biologica? È una cagata pazzesca! Perché qua non si parla solo di psiche, qua c'è proprio un organismo, c'è proprio il corpo che ci dice fallo, c'è bisogno che tu lo faccia. Altrimenti ci pensa da sola la natura con le polluzioni notturne. E io vorrei dire a chi è all'ascolto e chi questi argomenti non li conoscesse tanto, soprattutto per quanto riguarda noi maschietti, che quando abbiamo una polluzione notturna, cioè eiaculiamo durante il sonno, molto spesso questi sogni questa cosa è accompagnata da dei sogni in cui noi stiamo sognando effettivamente di avere un rapporto sessuale. Quindi, se il rapporto non lo ottieni nella vita e quindi fai da solo, fai un fai da te, il nostro corpo ci porta lì. È inutile che diciamo l'imperfezione, no, perché noi da quando abbiamo mangiato il frutto del peccato, della conoscenza del bene e del male, ci porta alla negatività, no? Ci porta alla negatività. Ma allora non ci dovrebbe imputare come peccato questo, perché se è una forte pulsione del nostro organismo per stare meglio, attenzione, perché l'abbiamo visto che la masturbazione, secondo la scienza, fa bene all'organismo, non solo psicologicamente, proprio c'è un ricambio di liquidi, quindi non si acidificano, a tantissime cose fa bene,
anche a, pensate anche ai dolori muscolari, la schiena articolari per rilassare i muscoli. Insomma, serve a tante cose, fa bene a tante cose. Quindi è inutile che dite il peccato originale, perché il peccato, se fosse peccato, farebbe male all'organismo, gli farebbe male. Quindi non ha... Ma poi qua dicono masturbazione sia innocua, ma adesso lo riprendiamo, perché vi chiudo con questa frase, nel paragrafo 4. Da un punto di vista fisico, la maggioranza dei medici dicono che la masturbazione occasionale sia innocua, termine sbagliato, qua non dovrebbero dire innocua, ma lo fanno perché lo sapete come ragionano, la manipolazione mentale, cambia una parolina per dare un senso diverso, qua dovrebbero dire che la masturbazione fa bene all'organismo, invece loro dicono che, i medici dicono che è innocua. Innocua sarebbe una condizione neutra, significa che se tu la fai stai bene, se tu non la fai stai bene lo stesso, quindi che tu la faccia o no il risultato è sempre uguale. Non è così, la scienza dice che se tu lo fai stai bene, a meno che non ci sia una dipendenza. Ma se io piglio una bottiglia d'acqua e la tracanno alla goccia, poi è ovvio che quest'acqua la sbocco tutta, perché il troppo stroppia, giusto? Ecco, allora qua dicono innocua, perché no, bisogna depotenziare il concetto che fa bene, allora diciamo innocuo, no? Vedete come ragionano per manipolarvi, cambiano la parolina, ma per cambiarvi la testa voi, per farvi ragionare in quel senso lì. Ma andiamo avanti, perché qua chiuderemo con l'apoteosi delle minchiate. Allora, come la maggioranza degli psichiatri dicono che il danno viene solo se chi la pratica ha sentimenti di colpa che causano disturbi mentali ed emotivi, poiché questi producono a loro volta turbamento fisico, e qua gli psichiatri dicono la cosa giusta. Perché è il senso di colpa che porta al disagio mentale. E vi spiego un attimo perché. Ok? Allora, prendete una persona che nasce fuori dai testimoni di Geova. Per lui è una cosa naturale masturbarsi, quindi si masturba, non prova sensi di colpa, si è tolto la cosa e sta bene, fine lì, chiusa lì la storia. Invece prendete il testimone di Geova, cosa fa? Si masturba, perché non esiste che non si masturbi, senso di colpa, io adesso sono indegno agli occhi di Dio, no? E questa mia pratica decreterà anche il fatto che lo spirito della congregazione sarà più impuro, che lo Spirito Santo non può più circolare nella congregazione. Senso di colpa, ok? Ma nella mente dell'essere umano come funziona questo ragionamento? È il paradosso questo, cioè io mi masturbo, ho senso di colpa. Il senso di colpa è già l'espiazione del mio peccato mentalmente, perché io sto soffrendo, quindi sto espiando. Avendo espiato, ovviamente non parlo di questo agli anziani di congregazione, quindi i pastori delle congregazioni, quindi non parlo a loro, me lo tengo per me. Poi mi rimasturbo, riprovo il senso di colpa, mi rifaccio male perché i sensi di colpa mi fanno male, quindi sto espiando perché sto provando il dolore, quindi mi rimasturbo, poi quando riavrò voglia, poi di nuovo, e così via, in un ciclo infinito, finché questo senso di colpa si cronicizza. Ecco, qua facciamo una specifica sul senso di colpa, perché il senso di colpa è una cosa naturale, è un riequilibratore per le relazioni sociali. Cioè, io faccio un torto a qualcuno, mi rimorde la coscienza, quindi provo senso di colpa, vado, gli chiedo scusa e quindi noi di nuovo torniamo a essere, diciamo, a stimarci. Quindi questo è un aggregatore sociale, un riequilibratore sociale, perché l'essere umano è un essere sociale, no? Quindi il senso di colpa ci viene in aiuto in questo senso. Se hai sbagliato, questa cosa di non chiedere scusa ti procurerà il fatto di non farti voler bene dalle persone che hai vicino. Quindi provi senso di colpa, chiedi scusa, si risolvono i problemi. Lo so, è così.
Questo invece è il senso di colpa negativo, quello malsano, che si cronicizza, che crea tantissimi problemi, tra cui il manie compulsive e altri disturbi mentali, depressione, senso di indegnità. Io, come vi ho già detto, conoscevo un testimone di Geova che si masturbava per anni e lui, non riuscendo a smettere, è arrivato a un punto tale che questa cosa si è cronicizzata, che qualsiasi cosa che lui toccava doveva pulirla, perché lui si sentiva indegno. E lui si sentiva indegno. Vedete cosa succede quando si ci masturba troppo? Vedete, lui l'ha fatto troppo e gli ho dovuto mettere l'impacco. Almeno evita di masturbarsi. Com'è umano lei? Sto scherzando, ovviamente. E niente, quindi, insomma, questo non voleva neanche stringere la mano ai fratelli, capite? Cioè, non voleva stringerla perché si sentiva indegno, e quindi una volta che ti stringeva la mano ti doveva pulire la mano con la salvietta. Pensate a che livello era arrivato, eh? Ma andiamo avanti. Ma i medici e gli psichiatri sono uomini imperfetti, soggetti a sbagliare, e le loro vedute cambiano, no? Ma è ovvio che cambiano, perché cambia la scienza, perché la scienza non dice di essere una verità assoluta, la scienza sa di non sapere tante cose, e quindi la loro comprensione di un fenomeno fisico si basa su gli esami strumentali empirici, sull'ipotesi, sull'ipotizzare tramite formule matematiche certe cose, quindi intuire e poi arrivare alla scoperta. Non ci sono verità assolute, ma la scienza non è ipocrita, perché ti dice: questo è quello che sappiamo fino ad adesso. Poi magari la scienza capirà meglio un certo fenomeno. Invece l'assolutismo ce l'hanno i testimoni di Geova, pretendendo di prendere un libro di mitologia e di ricavarci delle verità assolute. E tra l'altro vi faccio presente questa dissonanza cognitiva, questo doppio standard, perché loro dicono: le vedute cambiano, ma se loro hanno l'intendimento progressivo, cioè loro dicono che la loro verità biblica è solida, però creano una dottrina che nell'arco di questi più di 100 anni è cambiata anche drasticamente da come era all'inizio, e quindi non potete recriminare alla scienza quello che fa il corpo direttivo, tant'è che la scienza lo dice: noi abbiamo bisogno di prove per arrivare a certe cose, di altre analisi per capire meglio quella cosa lì. Invece voi, che pensate di avere la verità assoluta in mano, cambiate la dottrina, cambiano i vertici la dottrina. Nonostante l'assolutismo, significa che loro vi stanno dicendo delle boiate senza fornirvi neanche la prova di quello che stanno dicendo, del perché si sta cambiando una certa cosa. La cambiano perché è un discorso logico, non perché gli arriva il sapere dall'alto, no? Perché, ah no, ma la generazione è passata, allora dobbiamo cambiarla, no? Facile fare così, dire un sacco di stupidaggini e poi decenni dopo rendersi conto che è finita quella, la pacchia, e la dobbiamo cambiare, perché sennò gli adepti si svegliano, no? Però qua dicono: c'è però una fonte di consigli a cui i giovani possono rivolgersi, che è stabile e libera da errore o alterazione di giudizio. Questa è la parola di Dio, e se vogliamo non solo vita più lunga, ma la vita eterna nel favore di Dio, ne dovremmo cercare la sapienza e i consigli. Egli può far per noi e per la nostra felicità ciò che gli uomini non potrebbero mai fare. Ma va là, va là, va là! Let's go, let's go, let's go! Eh? E infatti qua poi parleranno, ora non lo leggeremo, una veduta superiore. La vera questione non è dunque quanto danno fisico possa derivare dalla masturbazione, ma se ne deriva un danno spirituale. Ma attenzione, perché il danno fisico non c'è nella masturbazione, ok?
Ma c'è il danno del senso di colpa se c'è una dottrina che ti dice che è sbagliato farlo. Ma non crea un danno fisico, crea un danno psicologico che dopo diventa psicofisico. E se si crea un danno psicologico che diventa psicofisico, ne deriva che c'è un danno anche spirituale. Perché una persona che va in depressione non può assistere gli altri, non può avere questa spinta, questa radiosità, questa pace interiore, questa spiritualità per aiutare gli altri. Perché se sta male lui dovrà concentrarsi sul suo dolore. Quindi qua stanno dicendo una stupidaggine, perché non si parla di danno fisico nella masturbazione, ma diventa un danno psicologico che diventa psicofisico dopo, se si reitera tanto questo senso di colpa malsano, che si cronicizza e subentra il disturbo psicologico. Disturbo che non sarebbe subentrato se non avesse creduto a questa dottrina farlocca, ok? Lei è un poeta, Fantozzi. Cari amici apostatacci, che dire, ne dicono tante di stupidaggini i cari amici del corpo direttivo, e io direi di chiuderla qua, eh? Detto questo, cari amici apostatacci, ci vediamo alla prossima, e detto questo, masturbatevi pure allegramente. Ciao a tutti, ciao.